Noi siamo talk on the topic of concentration. Questa sera parleremo dell'argomento della concentrazione. It is important to get a correct idea about concentration when you try to learn how to meditate. Perché è importante avere un'idea corretta di che cos'è la concentrazione se vogliamo imparare a meditare. Otherwise you may be disappointed or you may end up doing something strange. Altrimenti possiamo avere delle delusioni oppure possiamo finire in degli stati strani. Usually when people come to meditate, they have an idea that meditation is concentration. Di solito quando le persone vengono a meditare, la loro idea della meditazione è concentrazione, pensano che si tratti di concentrazione. That means they think that if they can concentrate on the mind for one object for a long time, then they are doing very well. Cioè pensano che se riescono a concentrarsi stabilmente su un solo oggetto per tantissimo tempo, allora vuol dire che stanno facendo bene. That is only partly true. E questo è soltanto in parte vero. For example, I met a man, this in Asia, who is from one of the tribes in Borneo, and he's highly educated. Per esempio, ho incontrato in Asia questa persona in Borneo, e lui è una persona che è stata molto educata, ha una grande educazione. He asked me, what's the easiest way, the simplest way to meditate? Mi ha chiesto qual è il modo più facile per meditare. I said, there's no simple or easy way. Ho detto, non esiste il modo più facile per meditare. Because the mind is very complicated. Perché la mente è molto complicata. Because meditation is the training of the mind. La meditazione è l'addestramento della mente. Then another man I met in Australia. Poi ho incontrato un altro uomo in Australia. He's a Christian preacher. Un predicatore cristiano. He goes all over the world to teach. Che gira tutto il mondo per insegnare. When talking about meditation, he says he knows what meditation is because he goes to Asia very often. E quando parlavamo di meditazione, lui ha detto che lui sa che cos'è la meditazione perché va in Asia molto spesso. Meditation is discipline. La meditazione è disciplina. No. E io gli ho risposto: no, non è così. In a way is partly true in the beginning phase. Cioè, in parte è vero, soprattutto all'inizio. The meditation is opening of the heart to reality and truth. La meditazione è più aprire il cuore alla realtà e alla verità. So you see, the meditation is a very wide and deep field of practice. La meditazione è un'area di pratica molto ampia e profonda. The practice of concentration is an indispensable part of it. E la pratica della concentrazione è una parte indispensabile di questo. This you have to be careful. E qui dobbiamo però stare attenti. First let me define, you have to get things right. When you talk concentration, there are a number of words in the Buddhist text can be used. Allora, dobbiamo cercare di essere precisi qui, perché questo
per parlare della concentrazione, nella terminologia buddista vengono usati diversi termini. Two common ones. One is one-pointedness. Uno dei più comuni è l'uniformità della mente, la mente focalizzata su un solo punto. Uniformità mentale. The second, which is in Pali, is ekagata. E questo in Pali è ekagata. Eka means one. Eka significa uno. Gata means having gone to. E gata significa essendo andati lì. Because the mind has gone to the object. Perché la mente va verso l'oggetto. The second is samadhi. Il secondo è samadhi. Which is often translated as concentration. Che solitamente viene tradotto con concentrazione. The word concentration is incomplete. Ma concentrazione come termine è incompleto, non spiega questo termine. Telling you this is because don't take for granted when we do meditation and we talk of concentration. Ve lo dico perché voi non diate per scontato quando si parla di concentrazione di capire che cosa questo termine includa completamente. First look at the word ekagata, one-pointedness means. Allora, prima guardiamo che cosa significa questo termine ekagata, questa uniformità. Ekagata is like the force that rests, the mind rests on the object. Ekagata è quella forza che fa riposare la mente sull'oggetto. Think for example, you have a round of this thing. This okay, this is a very good example. If I put here on this cupboard, there's a force of this thing stick on the cupboard. Facciamo un esempio con questo oggetto. Se noi appoggiamo questo oggetto lì, c'è una forza che lo fa restare appoggiato lì. Yeah. You cannot deny there's no force. Non si può negare che non ci sia una qualche forza. But it's not strong. Non è molto forte però questa forza. But if I take a nail and hammer it, then it's going to stay there. Però se prendo un martello e lo abbatto su quello stecco, allora si conficcherà con forza. It's basically the same thing we are talking about. One is weak and the other one is strong. Noi stiamo parlando basicamente, fondamentalmente, della stessa cosa, perché una è una forza più debole e una è una forza più forte. Yeah? That's what he means by ekagata, one-pointedness. È questo che noi intendiamo con uniformità. And so when the one-pointedness is strong, concentration is stronger. Quando questa uniformità diventa forte, allora la concentrazione sta diventando forte. But you must be careful. Però dobbiamo fare attenzione. Depends what it is standing on. Perché quello che poi accade dipende anche su che cosa stiamo appoggiando questa forza. Yeah. You take a nail and hit on the wood, okay, it stays there. Allora, se prendiamo un chiodo e lo conficchiamo nel legno, entra e resta lì. But if it is water, ma se the nail won't go into the water, it will be swept away. Se proviamo a fare la stessa cosa con l'acqua, il chiodo galleggerà via, non si conficca, insomma. It depends on the nature of the object. Dipende dalla natura dell'oggetto. It depends on the nature of what the consciousness that rests on the object. E dipende dalla natura della coscienza che sta avendo a che fare con quell'oggetto. Va bene? That's step one. Questo è il passo uno.
So now so we say the fixedness of the mind to the object is one-pointedness as concentration. Allora possiamo dire che l'uniformità è la concentrazione. Is the fixedness of the mind. La fissità della mente nell'oggetto è l'uniformità sotto forma di concentrazione. Yeah. It can be strong or it can be weak. Può essere debole, può essere forte. Yeah. Now when we say of samadhi, quando invece parliamo del samadhi, it refers to the strong fixedness. Si riferisce a una fissità molto forte. Yeah. So when you have strong, your mind can fix to the object and doesn't go anywhere else, you have some kind of samadhi. Cioè diciamo quando la vostra mente è fissa sull'oggetto e proprio non va più da nessun'altra parte, allora questo qua è un tipo di samadhi. But you have to be careful again. Ma bisogna ancora fare attenzione. Depending on what you fix to the object, what type of mind you fix to the object. Bisogna vedere che tipo di mente stiamo fissando sull'oggetto. And depending on the type of mind, you get right or wrong concentration. Perché a seconda del tipo di mente si può andare nella direzione di una concentrazione errata o di una concentrazione corretta. Because the object has something to do with it. Naturalmente anche l'oggetto ha qualcosa a che vedere con questo bivio. I remember very long ago, I read in some New Age program. Mi ricordo che molto tempo fa lessi qualcosa in questo programma New Age. At the time I was still quite young. I was still in campus. A quei tempi ero ancora giovane, ero in università. There's a meditation they teach. They meditate on money. E facevano questa meditazione, che era una meditazione che aveva come oggetto i soldi. Of course it's American. Naturalmente era un corso di meditazione americano. They say, you have to concentrate on money and let the money come and so on. And I will of course do good things with the money. Vi dovete concentrare sui soldi perché così i soldi verranno e poi potrete fare cose bellissime con tutti questi soldi. But the best part of it. Ma la parte migliore di tutto ciò. After you get the money, give it to us. Dopo che avrai avuto i soldi, però devi darli a noi. We will use it for a good purpose, they say. Ma noi li useremo per degli scopi molto buoni. And so, no, what happens when the mind think of such things? They get a lot of craving. E quindi cosa succede se noi concentriamo la mente in questo modo? Succede che facciamo sorgere tantissima brama. So the concentration becomes stronger and stronger. La concentrazione diventa sempre più forte. Mind you, in the beginning you may get the money because of the concentration. In the beginning you may get the money when you get the concentration. All'inizio potete anche riuscire a fare dei soldi grazie a questa concentrazione che ci mettete. Because the mind is very powerful. Perché la mente comunque è potente. But it has side effects. Però ci sono degli effetti collaterali. Because the craving is a hungry mind. And it produces this power of mind which is very hungry. And... lacking. Perché produciamo anche molta brama e la brama è una mente affamata, questa mente affamata è sempre in mancanza di qualcosa. It's a matter of time they go crazy. È una questione di tempo prima che uno possa anche diventare matto. So that's why it's important to know what this thing is made of. Quindi è meglio sapere sempre di cosa sono fatte queste cose. So we distinguish between right concentration and wrong concentration. Quindi dobbiamo distinguere tra la concentrazione errata e quella giusta. It's very simple. If you have craving, anger or delusion, it becomes wrong.
È molto semplice. Se abbiamo brama, rabbia o illusione, allora è errata. On the opposite of it, you have detachment, you have loving kindness, and you have this mindfulness, and then there is right concentration. E invece, se abbiamo distacco, gentilezza amorevole e consapevolezza, allora è concentrazione corretta. To simplify everything, mindfulness. Per semplificare, dobbiamo avere sempre consapevolezza. You have mindfulness, then you're on the right way. Se siete consapevoli, siete sulla strada giusta. You may not be going very fast, but at least you're on the right way. Magari non state andando molto veloce, però siete sulla strada giusta. In the beginning it's better to be piano piano. All'inizio è meglio andare pianino pianino. Because once you go too fast and you go the wrong way, it's difficult to correct. Perché se vi mettete a correre sulla strada sbagliata è molto difficile correggere la traiettoria dopo. Because concentration means the mind is getting more powerful. Perché la concentrazione significa che la mente diventa più potente. It's mindfulness that allows you to be able to control it. E la consapevolezza è quel fattore che ci permette di controllare questa potenza. Because mindfulness lets you know what is actually happening. Perché la consapevolezza è quello stato mentale che sa, comprende che cosa sta succedendo veramente. Whether it's wholesome, positive or unwholesome, negative. Sia che sia qualcosa di benefico, salutare, che se sta accadendo qualcosa che invece è malsano. That's why in the approach that we do now we emphasize on mindfulness. Per questo che in questo metodo noi enfatizziamo molto la consapevolezza. Because the mind has many, it's not one thing, it's many forces going around, and many levels going around. Allora, la consapevolezza non è una cosa sola. Cioè... No, la coscienza. La coscienza non è una cosa sola, è composta da tantissime cose che succedono, inoltre su vari livelli. And doesn't always listen to your conscious mind and wishes. E non dobbiamo sempre ascoltare soltanto i nostri desideri e consci. And so don't, I tell people, don't be in a hurry to develop concentration. Make sure you are mindful as possible moment to moment. Quindi si dice alle persone di non avere fretta di sviluppare la concentrazione. È meglio prima assicurarsi di essere consapevoli momento dopo momento. The next thing I would like to say is why concentration? Poi perché la concentrazione? Why don't we do something else? Why? Why don't we do something else much easier? Perché non potremmo fare qualcosa di più facile? We could go to the il bar. Potremmo andare al bar. A tasse del caffè. A bere del caffè. And even have some nice pasticceri. Mangiare qualche pasta. So, why do we suffer here like this? Invece siamo qui a soffrire. There must be a good reason, otherwise I also would be in the bar with all of you. Cioè ci deve essere una buona ragione, altrimenti sarei anch'io con voi al bar. Now, concentration is connected with what we call a strong and powerful mind. La concentrazione è connessa con quello che definiamo una mente molto forte e potente. And we need a strong mind to go through life. Abbiamo bisogno di una mente forte per attraversare la vita. It takes
very little to break a mind. E ci vuole poco per spezzare una mente. You just lock the person in a room, close everything. After a few days, it goes a bit funny. You just lock a person in a room with no windows, no doors, and no contact. After a while, the person becomes a bit funny. Se chiudiamo una persona in una stanza senza nessun contatto, senza niente da fare, vedrete che dopo qualche giorno inizia ad andare fuori di testa. But, no, the mind also can be strong in the wrong way. La mente però può essere forte anche nel modo sbagliato. For example, usually leaders have a very strong mind. Per esempio, i capi, i leader, spesso hanno una mente molto forte. With their mind in command a lot of people. Con la loro mente danno ordini, comandano tantissime persone. But leaders are not always kind people. Però i capi non sono sempre delle persone gentili, dalla mente pura. Usually the villain. Di solito sono dei villani? No. The bad guy. Bad villain. Guy. Sono, ok. Ah, okay. Di solito sono malvagi. It's a great fighter. creano delle grandi lotte. Sì. Even Batman has a very strong enemy. Persino Batman. Persino Batman ha un sacco di nemici. He is called the Joker. Il nemico peggiore è Joker. That means he's very smart. But in a bad way. Il Joker è molto intelligente, però nel modo sbagliato. So, unless we have right concentration, then of course the good side becomes very strong. Allora, se abbiamo una concentrazione corretta, questo lato positivo diventa molto forte. And the mind is good, the wholesome mind is very strong. Then it can able to tackle and overcome all the negative states. E questa mente forte vuol dire che è anche piena di stati mentali salutari molto forti che sono capaci di tenere a bada e liberarsi dagli stati non salutari. For example, a little bit of mindfulness can handle a little bit of anger and a little bit of craving and a little bit of delusion. Cioè, se abbiamo un pochino di consapevolezza, siamo in grado di gestire un pochino di rabbia, un po' di brama e un po' di illusione. There's a strong anger, strong craving, strong delusion. Hopeless. Ma quando questi stati vengono in maniera forte, ci perdiamo. Like people say, they think too much, think, pensieri. And ask them, why you want to think so much? Le persone spesso continuano a notare i pensieri, hanno tantissimi pensieri. Perché state pensando così tanto? Just be mindful of the thinking and the thinking passes away. Se siete consapevoli del pensiero, basta che ne siete consapevoli e il pensiero va via. I can't help it, I just keep on thinking, what can I do? Ma io non ci riesco, continuo a pensare, non riesco a farne a meno. That's what I mean. They don't have enough mindfulness, so how are they going to tackle those atrocious tendencies? E questo perché la consapevolezza non è abbastanza forte, quindi come si fa a gestire, a tenere a bada queste tendenze della mente così malsane, così atroci? It's like a two-take-two example, no? So what to do? Quindi che cosa facciamo? There are a lot of basic things, foundations that has been built up. Abbiamo tanti fondamenti
su cui possiamo costruire la nostra consapevolezza. Why has this person so much craving and anger? There must be a reason, and you better know why. E perché nella vostra mente ci possono essere così tanta rabbia, illusione, brama? Ci deve essere una ragione, è meglio sapere qual è. Because the soil of the consciousness. Perché questi stati formano anche il terreno della coscienza. Before you start to come to meditate, the mind has already many things happening. Perché prima che voi siate venuti qui a meditare, nella vostra mente sono già successe tantissime cose. So you have to establish good foundation base. Quindi adesso bisogna stabilire delle buone fondamenta. So when we talk about a moral base, you know, the morality in Buddhism, it means this thing. Quando parliamo della moralità, della base morale, significa anche questo, creare questo tipo di fondamenta. So let's say you have undergone some training and the concentration will eventually build up. Quindi se iniziamo a praticare qualche tipo di addestramento, questo tipo di addestramento, succederà che arriverà un qualche tipo di concentrazione. You try to do it at home. It is still possible. But piano piano. Se provate a fare questa cosa a casa è ancora possibile riuscirci, però il processo sarà più lento. Of course it depends on what your casa is about. Questo dipende anche dalla situazione che avete a casa. Your casa has 10 children running around. It's going to be a bit more difficult. Se in casa avete 10 bambini che corrono in giro sarà complicato. It can be worse. Ma potrebbe essere anche peggio. So that's why people come for a retreat in a more conducive environment. Per questo le persone vengono a un ritiro per trovarsi anche in una situazione più adatta alla pratica. But I think the most important part is learning the right method. Ma la cosa più importante è imparare il metodo corretto. Because you can be practicing for a long time and you're not using the correct method. I mean, you're not going to go very far. Perché se anche praticate per tantissimo tempo, ma state utilizzando un metodo che non è corretto, non andrete molto lontani. But if you have the correct method, and this is true experience, no? And you practice for some time in a retreat, you will be able to see some results. Ma se abbiamo un metodo corretto, e questo comunque lo possiamo capire tramite la pratica, e fate dei ritiri intensivi, potete avere sicuramente qualche tipo di risultato. It's very simple. If I hit there, I know the sound will come out. Molto semplice, se io colpisco qui, so che c'è un suono che sta. Many times more sound will come out. Se lo colpisco tante volte ci sono tanti suoni. The louder sound will come out. Se lo colpisco più forte ci sono suoni più forti. Yeah? So every time you be mindful moment to moment, it's like hitting one time. Ogni volta che voi siete consapevoli un momento dopo un altro momento è come ogni colpo che state dando alla campana. Over a period of time, mindfulness will build up. E dopo un periodo di tempo è naturale che la consapevolezza si costruisca. And when it builds up, it naturally becomes concentration. E quando si costruisce, questa diventa in modo naturale concentrazione. Please bear in mind, concentration, the most important part of concentration is continuity of mindfulness. Quindi per favore tenete a mente che la cosa più importante della concentrazione è che è una continuità della consapevolezza. Not just holding on to the object. Non è soltanto aggrapparsi a un oggetto. You hold on the object without mindfulness,
we end up with wrong concentration, which is better without meditation. Perché se vi aggrappate solo a un oggetto senza consapevolezza, finite nella concentrazione errata, che è molto peggio che non avere nessuna concentrazione. So it's important, this part of the continuation of mindfulness. Once the mindfulness continues, then the mindfulness is able to control the mind, and the mind is able to go into concentration whenever it wants to, with whatever object. Quindi è molto importante questa cosa della continuità della consapevolezza, perché quando la consapevolezza è continua e forte, riesce a controllare la mente, e a quel punto potete richiamare la concentrazione facilmente quando volete. For example, my teacher Sardar Pandita, often when he interviews yogis. Per esempio, il mio insegnante Sayadaw Upandita, quando faceva i colloqui con gli studenti. Student would tell him, oh, I got these beautiful experiences, I see stars, I see what. No, anyway, no? Some are correct, some are not so correct. C'era uno studente che arrivava magari diceva, ho avuto delle esperienze straordinarie, ho visto le stelle, le luci, okay, sia che erano giuste o no queste esperienze. But he's not interested in that. Lui non era assolutamente interessato. He's more interested in how you meditate and get into the state. Lui era più interessato a sapere come voi, come gli studenti meditavano e come entravano in determinati stati. I mean, if somebody cooked the food and you eat, it's okay, but it's better if you know how to cook yourself. Se qualcuno cucina del cibo e voi lo mangiate, va bene, però comunque è molto meglio se voi sapete cucinare da soli per voi. Yeah. It's more important that you know rather than just the results. È molto più importante che voi sappiate veramente le cose piuttosto che non il risultato, a volere questo risultato. And depending on the way you practice, it determines and you know the nature of the result. E a seconda del modo in cui voi praticate, you know voi saprete the natura, object, the nature of the object, la natura dell'oggetto, and how you arrived at the object. E come arrivare a questo oggetto. So, but when the concentration is powerful, much can be done. E quando la concentrazione è potente si possono fare veramente molte cose. No. For example, what you can do is you can overcome a lot of difficult situations. Cosa potete fare? Per esempio, si possono superare moltissime situazioni difficili. It can lift you to very fine states of experience. Potete raggiungere facilmente degli stati molto fine. Fine. Like subtle or like nice? Raffinato. Raggiungere facilmente degli stati raffinati della mente. These states are not usually experienced by ordinary people who do not meditate. E questi stati solitamente non possono venire sperimentati da delle persone ordinarie che non meditano. It's one level of saying, one way of saying, overcoming of suffering and attaining of happiness. E questo è un modo di dire superare la sofferenza e ottenere la felicità. See, Buddhism is not just about suffering, it's about happiness. Perché il buddismo non tratta solo della sofferenza, tratta anche della felicità. Now, the second thing is, once you have the concentration, many things can be done. Quindi, quando c'è la concentrazione, possiamo fare molte cose. For example, in Vipassana, the concentration is used to develop insight. Per esempio, nella Vipassana, noi utilizziamo la concentrazione per sviluppare l'insight, la visione profonda. It helps in the sharpening of the perception. Aiuta ad acuire, ad affilare la percezione. For example, concentration has the power to zoom in, bring the mind close to the object.
La concentrazione ha il potere di zoomare sull'oggetto, porta la mente più vicina all'oggetto. If you cannot see properly from far, you come closer. Se non possiamo vedere bene da lontano, dobbiamo avvicinarci. But the other thing is concentration is able to bring about qualities of the mind for a certain function or purpose. Un'altra cosa, la concentrazione può portare in essere determinate qualità della mente che servono per certi scopi, certe funzioni. For example, insight arises from the sharpening of perception. L'insight sorge da questa percezione acuita. So your mind is trained to bring about sharp perception every time you concentrate on an object. Quindi la mente viene addestrata a portare in essere questa percezione molto affinata quando si concentra su un oggetto. In case of vipassana is the nature of reality. Nel caso della vipassana, questo oggetto è la natura della realtà. Take for example, I read somewhere about Newton. Ho letto da qualche parte qualcosa riguardo a Newton. Yes, Newton had very strong concentration. Sembra che Newton avesse una concentrazione molto forte. Have you heard about it? Lo sapete? It seems he could think of a problem, physics, and he could be in that state of concentration without knowing what's around for many hours. Cioè lui si metteva a pensare a dei problemi, per esempio, di fisica e riusciva a stare addentro a queste lucubrazioni per ore senza mai uscire. Take for example a person who is meditating, he would be in a certain level of consciousness without craving, anger, restlessness and all that. So the mind is very clear. Una persona che medita può trovarsi in questo stato in cui la mente è molto chiara perché non c'è agitazione, non c'è brama, non c'è avversione. It's like a pool of water which is very clear and still. Come una vasca d'acqua che è molto chiara e ferma. And so you can look into it and you know what is there. Quindi se guardi attraverso quest'acqua si vede chiaramente che cosa c'è. Of course it depends on individual. Questo naturalmente dipende dagli individui. Some people say, there, look, there, there's a fish there. I say, where, where, where? Questo naturalmente dipende dalle persone. Alcune persone indichi un pesce e dici, guarda, lì c'è un pesce, ma dico, dove, dove? Non lo vedo. I have to go very close, and if the fish doesn't run away, I can see it. Quindi devono andare molto vicini e se a quel punto il pesce non è ancora scappato, allora riescono a vederlo. So it is a very basic condition for the acquirement of knowledge. E questo stato è un requisito fondamentale per acquisire conoscenza. Ok, the second part. Okay, now we talk about some things that help to bring about the concentration. Adesso parliamo di un po' di cose che aiutano a fare crescere questa concentrazione. The first part is clearing. La prima parte è cleaning. Yeah, clearing. È il chiarificare, chiarire. Oh. Pulire. That's why I was saying that when you come, each individual has their own rubbish to clear. Quindi diciamo, a seconda degli individui, quando
ogni individuo ha diverse cose da pulire. So we often not that the first part of... Aspetta, sorry. Ah, ok. Ha diversi tipi di spazzatura di cui liberarsi. For example, we say that when the first time you come is the most difficult. If you are a beginner and you first come for a retreat, or even at the beginning of a retreat for people who have been meditating. Quindi, naturalmente, la prima volta che venite a un ritiro è sicuramente il momento più difficile perché ci sono tante cose da pulire. This is called the vomiting phase. È la fase del vomitare. Everything inside the bad one all float up. C'è tutte queste cose dentro che iniziano a uscire. And because of that is also quite a critical period. E per questo è anche un periodo critico a volte. This critical period can extend for the period of 1 week. Questo periodo critico si può estendere fino a una settimana di solito. In 1 or 2 days they really cannot bear anymore and they scappato, he let them. Chi non riesce a portare questa fase di solito al secondo giorno è già scappato. Because once he's out, non è responsabilità a noi. Una volta che è scappato via, non è più una responsabilità nostra. Well, it's not a nice kind way to say, but we are lacking in manpower. Forse non è una cosa carina da dire, ma comunque non abbiamo potere su questo. In such cases, they may actually need psicoterapia. In alcuni casi ci vorrebbe della psicoterapia, magari. But usually, I think 90% they can make it. Ma solitamente il 90% delle persone ce la può fare. And so you have to deal with it, no? By the 2 simple processes. E quindi noi cerchiamo di avere a che fare con queste fasi tramite dei processi semplici. First, every time this hindrance of thinking or sleepiness rise up, you must promptly take notice of it with mindfulness. Cioè ogni volta che arriva un pensiero, arriva una sonnolenza, arriva un inquinante, noi più in fretta che possiamo lo notiamo con consapevolezza. For example, the instructions you're thinking, come out quickly, note mindfully, not just note, mindfully, pensieri, pensieri, pensieri. Cioè quando sorge un pensiero, subito si nota consapevolmente, non soltanto una nota mentale un po' distratta, si nota consapevolmente pensare, pensare. This is simple instructions, but profound. È un'istruzione molto semplice, ma è molto profonda. And you need to do it again and again before your knife becomes sharpened. E dovete metterla in atto molte volte in continuazione finché il vostro coltello non diventa abbastanza affilato. That's why the most important thing is you have a good idea what mindfulness is and you can call up the mindfulness. Questo è importante che voi sappiate, impariate che cos'è la consapevolezza e di modo che voi possiate anche richiamarla quando serve. Otherwise, say thinking come, thinking, thinking, stupid thinking, idiot thinking, it becomes worse. You're not mindful, you're just trying to get rid of. Perché se altrimenti, se no, iniziamo a etichettare il pensiero in questo modo, in realtà perché c'è soltanto della rabbia e quindi peggioriamo tutta la situazione, non serve a niente. Oh, sleepy, non ho reso, sleepy. It doesn't work. Must be wake up, bling 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 bling, mindfulness. Then you wake up. Oppure se c'è sonnolenza, allora applichiamo questa nota mentale molto assonnata e ci addormentiamo. Non serve a niente. Bisogna applicare una nota mentale che richiami energia in quel momento. The second important thing is to be able to develop a good grasp of the object.
Un'altra cosa da sviluppare è riuscire a sviluppare una buona presa sull'oggetto. So maybe watch rising, falling, in and out breath. It's not easy to follow. Perché seguire questo salire e scendere dell'addome e il respiro alle narici non è così facile da seguire. It's very simple. What can be more simple than falling or rising, falling or in and out? Yeah. Però forse è facile. Cosa c'è di più facile da seguire che non un respiro che si alza, si abbassa o che esce dal naso? It's simple but not easy because the mind is complicated. È semplice ma non è facile perché la mente è complicata. So this also become a learning process. But when the object is clear and simple, it's easier to follow. E quindi anche questo è un processo di apprendimento, però quando l'oggetto è un oggetto semplice è più facile da seguire. But one important difference is this between the two types of concentration here. One is the tranquility, samatha meditation, and the other one is vipassana, insight meditation. Allora, dobbiamo specificare che ci sono due tipi di concentrazioni. Uno è la concentrazione di samatha, la meditazione di tranquillità, mentre l'altro è la concentrazione di vipassana. Yeah. For example, the concentration meditation, its object is conceptualized and created by the mind itself. L'oggetto della meditazione di concentrazione è un concetto, vuol dire che viene creato dalla mente. For example, you think of a, let's say, light. Per esempio, voi pensate a una luce. So your mind creates the light as an object. Quindi la vostra mente crea questa luce come oggetto. Yeah. So if you can just hold the mind to the object that it continuously creates, it gets concentration. Quindi voi tenete la mente su questo oggetto che viene creato in continuazione, lo tenete lì fissa e entrate in concentrazione. But as you know, this is not easy, you know? It asks you to think of one thing, you're thinking for 1 or 2 seconds and you think of all the other things around it and away from it. Comunque non è una cosa facile, cioè allo stesso modo la tenete lì due momenti, la mente poi inizia a pensare, va da una parte o dall'altra. But in Vipassana it's not a created concept, it is a natural process. Ma l'oggetto della Vipassana non è un concetto creato, sono dei processi naturali. So it's something that is changing and flowing, like a river. Quindi l'oggetto è più qualcosa che scorre, che fluisce come un fiume. And so you don't hold on to the object. You cannot hold on to the Vipassana object. Flow with it. Quindi voi non potete afferrare saldamente un oggetto di Vipassana. Non si può afferrare, dovete scorrere con lui. So somebody watch the rising falling, follow the rising falling, okay, you follow the rising falling. Quindi vi dite adesso seguo il salire e scendere l'addome, vi mettete lì, ok, lo seguo. That first part is like samatha. Se fate così, questa prima parte è samatha. But it's not just holding the object, you have the object is a process and flowing of different sensations. Ma l'oggetto scorre, nel senso che è un fluire di differenti sensazioni, una dopo l'altra, diverse. In the beginning, this is clearer when you do walking meditation. Questa differenza è chiara all'inizio quando fate la meditazione camminata. Walking right, lifting, stepping, lifting, pushing, stepping. Are you following the leg? The heel bone is connected to the shin bone, the shin bone is connected to the knee bone. No, you're not following that. You're following the process of your experience of the sensations. Cioè, quando voi state meditando con l'alzarsi del piede, muoversi, abbassarsi, cos'è che state seguendo? Questa gamba composta da il piede connesso con un osso, connesso con un altro osso, oppure state seguendo l'esperienza
stessa delle vostre sensazioni, di quello che percepite. For some walking meditation, what you are supposed to follow and observe is the process of the sensations involved with each step. Perché quello che bisognerebbe seguire nella meditazione camminata è questo processo di sensazioni che compongono ogni passo. When you're lifting is a kind of sensation, like pulling up something. Nel sollevare ci sono determinati tipi di sensazione, come qualcosa che viene tirato. And in stepping is like letting go. Nel abbassare la gamba c'è una sensazione più di lasciare andare. And when your foot steps on the ground, the soles is a different set of sensations. Quando appoggiate la suola, la pianta del piede sul suolo, ci sono una serie diversa di sensazioni. All the time, even each rise, lift and step, there are so many sensations going on. Ogni volta che voi sollevate e muovete, appoggiate una gamba, ci sono tantissime sensazioni diverse. So the simple process is first mindful. Quindi il processo semplice segue questa linea. Prima di tutto dovete essere consapevoli. Second, follow the process mindfully. Secondo, seguite questo processo consapevolmente. Thirdly, when you're able to do that, observe the nature of the process from moment to moment. Quando siete in grado di fare questa cosa, allora cercate di osservare questo processo momento dopo momento. If you can do that properly, you're in certain the first level of meditation concentration. Se riuscite a fare questa cosa in modo appropriato, siete nel primo livello di concentrazione meditativa. As you go on, you will pick up to a point where the hindrances, the thinking and sleepiness won't come. Then you are at the level of excess concentration. Se andate avanti su questa strada, arrivate al punto in cui gli inquinanti, il pensiero, tutti gli inquinanti non riescono a entrare nella mente. Questa qua si chiama la concentrazione di accesso. And I say again, this concentration you develop in Vipassana, the object is changing and the object is flowing. E questo tipo di concentrazione nella Vipassana si riferisce quindi a un oggetto che fluisce e che cambia continuamente. The Vipassana concentration is like water flowing. La concentrazione della Vipassana è acqua che scorre. When the water keeps flowing from the little streams to a bigger river, it can become very powerful. E questa acqua che scorre inizia con un piccolo ruscello e man mano diventa sempre più grande, diventa un fiume sempre più potente. People think that Vipassana practitioners, when they watch all these Vipassana objects that are changing and going on, they are weak. Molte persone pensano che i praticanti di Vipassana che osservano tutti questi oggetti che cambiano abbiano una mente debole. No, no, no. People can do and watch that for hours and days. How can you say that concentration and mind is weak? Very powerful. Ma non è vero, perché ci sono alcune persone che possono avere questa concentrazione di Vipassana per ore di fila, se non giorni. Quindi come si fa a dire che questa è una mente debole? Important thing with concentration is the force of the mind. The object is a secondary condition. La concentrazione è una forza della mente, l'oggetto è una condizione secondaria. The more important is that this type of concentration is the one that gives rise to insight, because it goes into watching impermanence, non-self, suffering, which are transcendental qualities. E la cosa importante è che questo tipo di concentrazione è quella che è in grado di portare in essere l'insight, perché riesce a raggiungere queste caratteristiche dell'impermanenza, del non sé, della sofferenza, che sono le qualità trascendenti dell'oggetto.
Now the general process is, first when you sit, you must relax. Allora, in generale, la prima cosa quando ci sediamo dobbiamo rilassarci, essere rilassati. When you relax, you're more comfortable, concentration sets in easier. Se siamo rilassati, se ci sentiamo a nostro agio, la concentrazione è più facile che si sviluppi. That's why when you have a lot of pain and you're sick, it's difficult. Per quello che quando c'è un sacco di dolore fisico o se siamo ammalati è molto difficile concentrarci. But it is still possible, but you have to be trained. È possibile comunque, ma bisogna avere, essersi addestrati prima. And Vipassana, you have to learn too. Because Vipassana, you definitely see suffering. E nella Vipassana bisogna addestrarsi ad affrontare questi stati difficili, perché la Vipassana osserva la sofferenza. Second is ability to let go. La seconda cosa è un'abilità a lasciare andare. That means anything you're able to let go for the moment of all the worldly things. Quindi l'abilità a lasciare andare, almeno per questo momento in cui meditiamo, tutte le nostre faccende mondane. For example, when you come here to meditate, you look for a retreat, then you must be able to make the time. You have to put aside your family matters, your job matters, and all the other responsibilities. Otherwise, you don't have time. Cioè, quando siete venuti qua in un ritiro, siete qua perché siete riusciti a avere tempo, cioè magari a mettere da parte le vostre responsabilità familiari o lavorative. This meditation is a very important part of your life, to know your position, your standing in the nature of this universe. E questa, la meditazione è una parte molto importante della vita, che vi aiuta a rimanere nelle situazioni. I lost the last. To be at peace with the world. A essere in pace con il mondo. Once you know your position, where you stand in the world, you can be at peace with it. Se sapete qual è la vostra posizione, dove siete nel mondo, allora è più facile. Then of them should be the more deeper letting go in the mind. Poi ci deve essere un lasciare andare più profondo nella mente. Because this, you have to slowly let go of those conventional realities that are going around your mind, so that you can go beyond and into a deeper level of reality. Perché bisogna riuscire a lasciare andare anche tutte le realtà convenzionali che ci girano nella testa, di modo da riuscire a penetrare oltre a queste realtà in altri livelli. For example, one difficult thing people find difficult is to let go of the idea of themselves, who I am, what I am. Una cosa che le persone trovano molto difficile è lasciare andare questa idea di se stessi, di chi sono io, cosa sono. These are all ideas of what you are and who you are. But to understand deeper yourself, you have to put those aside and look what is behind it. E queste sono tutte idee che avete su quello che siete, chi siete. Però per capire veramente cosa c'è sotto a questo, bisogna riuscire a lasciare andare tutte queste idee. Usually people are able to relax and let go, they can sleep. Di solito quando una persona riesce a rilassarsi, a lasciare andare, si addormenta. Some people, they are very simple people, they're happy people. The moment I notice the head touch the pillow, they start snoring. Sono persone che sono molto semplici, nel senso che appena tocca la testa, tocca il cuscino, si addormentano. Where some people, they're very smart and intelligent, they cannot sleep, they turn to the right, turn to the left, right, left, right, left. They cannot stand anymore, take sleeping pill, tranquilizer.
persone invece tanto intelligenti invece pensano così tanto che continuano a rigirarsi nel letto, non riescono a dormire, alla fine prendono delle pillole per dormire. One thing is sure, if you have learned to meditate, try to meditate before you sleep. Usually you fall asleep. Però una cosa è certa, se avete imparato a meditare, se provate a meditare prima di addormentarvi, alla fine vi addormentate. Although that is not what meditation is supposed to be, Vipassana is supposed to do. You're supposed to be more awake. Cioè non è questo lo scopo della Vipassana, dovrebbe risvegliare, non addormentare. At least it helps remove the disturbing thoughts. E rimuovere i pensieri, almeno, no, diceva, almeno in questo modo si rimuovono questi pensieri che disturbano il sonno. And after that, relaxing and letting go is a matter of maintaining, as I said, the continuity of the mindfulness. Dopo questo rilassarsi, lasciare andare, si cerca di creare questa continuità della consapevolezza. It's very easy to say, just be mindful. Oh yes, everybody can say it. È facile dire, vabbè, sii consapevole, cioè è più facile a dire che da fare, tutti possono dirlo. Però. So that's why you have these meditation exercises to help you to do it in a certain structured way. Per questo che ci sono questi esercizi nella meditazione per aiutarvi a farlo in un modo strutturato. This is what meditation is about, like building a house, big house, you need some structure. Perché la meditazione è questo, nel senso per costruire una casa molto alta ci serve una buona fondamenta. You just need a small shack and shade, you don't need to build anything, you just sleep under a tree. Se invece ti costruisci una capannina con dei rametti, allora puoi anche metterti là e dormire sotto gli alberi. But you want to do something much better, then you need the structured practice to build up the continuous flow of mindfulness. Ma se volete costruire qualcosa di meglio, allora vi serve questa struttura su cui costruire una continuità della consapevolezza che fluisce. What to watch, what not to watch, what are the primary objects, what are the secondary objects, and so on, which teacher Luisa is supposed to tell you all about it. Quindi che cosa dovete guardare, cosa non dovete guardare, qual è l'oggetto primario, che cosa sono gli oggetti secondari, eccetera, che sicuramente Luisa vi avrà spiegato benissimo. After a while, a few days, you can see building up, and after one week it should be quite powerful. E dopo qualche giorno possiamo vedere dei miglioramenti, che qualcosa inizia a rafforzarsi e continuerà a costruirsi. And with the strength of mindfulness and concentration you feel much better. E quando arriva questa forza dovuta alla consapevolezza e alla concentrazione, anche voi inizierete a sentirvi meglio. Then when there's a continuous of mindfulness, then the more specialized quality of Vipassana comes about. E quando quindi questa qualità della consapevolezza continua arriva, c'è un'altra qualità della consapevolezza Vipassana. Specialization. C'è una consapevolezza specializzata in questo punto. Arriva una consapevolezza più specializzata. Scusate. It's just like in the beginning you're just trying to be mindful. Cioè all'inizio voi cercate solo di essere consapevoli. Just like when you're just trying to balance your bicicletta. Un po' come cercare di stare in equilibrio sulla bicicletta. Once you can be stable and ride your bicicletta, and then you can go up mountain, go downhill, go round, 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 round. You can stand on bicicletta and do tricks. Una volta che avete imparato a pedalare, a stare in equilibrio sulla bicicletta, potete imparare a fare altre cose, come andare in montagna, mettervi con un piede solo sulla bicicletta. Because the method of maintaining the clarity of mind is already automatic. Perché a questo punto l'abitudine di mantenere la mente chiara è automatica. So you're taught to look at all the different sensations
moment to moment how they change with each type of object and processes. Quindi si può vedere momento dopo momento ogni tipo di sensazione come cambia e come è correlata con gli altri oggetti. This is where you start developing and sharpening the perception of impermanence, suffering, non-self, which would give rise to insight. Ed è a questo punto che si inizia a sviluppare la percezione della impermanenza, del non sé e della sofferenza, che sono le caratteristiche legate all'insight. This is where you develop a greater peace from detachment to the latent tendencies. Ed è qui che si inizia a sviluppare una libertà, un distacco da queste tendenze che creano sofferenza. Storia e ci fermeremo qui questa sera.